Ed era scritto che nell'anno 63 a.C. le legioni romane, come uno sciame di locuste, sarebbero piombate dall'Oriente a devastare le terre di Canaan e il regno di Giudea. Le armate imperiali, dopo 3 mesi di assedio, si abbatterono sulle mura di Gerusalemme come un uragano sulle colline, sfondarono le porte della città e la polvere della battaglia fu come bagnata da una pioggia di sangue. Sotto gli occhi di Pompeo cadde la città santa e il popolo è falciato come grano al raccolto per la grandezza di Roma. Pompeo, inebriato dal trionfo, osa violare l'ultimo baluardo, il cuore segreto della città, il Tempio. Anche sul suolo più sacro di Gerusalemme, il cavallo di Pompeo non si arresta.